Signor Presidente, io intervengo non tanto su questo emendamento, ma in considerazione del fatto che, se capisco, questa è l'ultima votazione che avremo prima di una pausa di qualche giorno. E quindi vorrei rivolgermi, come si dice, semplicemente col cuore in mano a tutti i colleghi e a tutte le colleghe, per dire in un minuto una cosa molto semplice. Voi sapete, questa legge non ci piace, si annunciano emendamenti della Commissione che possono addirittura portare oltre il limite del pensabile. Se questa legge uscirà nel modo che si annuncia, il legislatore dirà ad una persona vera: ti libererò dalla tecnica, dalle macchine e dai tubi solo quando sarai morto e potranno cominciare le procedure per il trapianto. E quindi, finché non sarai morto, io ti lascerò nel dominio della tecnica, di una tecnica che l'uomo ha inventato, che fino a due decenni fa non c'era, e lascerò in mano alla tecnica, alla macchina, ai tubi, la tua dignità e la tua libertà. Allora, io qui non mi rivolgo, non faccio appelli politici. Io parlo come se ci trovassimo, come capita spesso, a parlare fra persone, come capita fuori da qui. E io vorrei fare appello alla nostra comune umanità e alla pietà verso la condizione umana che abbiamo imparato nelle nostre case, dai nostri padri e dalle nostre madri. Grazie.